Pomeriggio da Gabriele Giustiniani e benvenuti al Tre Fontane. La Roma riprende il suo cammino in campionato, lo fa guardando tutti dall'alto, inclusa la Juventus, distante 5 punti. Piaggio la bandierina per Manuela Giuliano. Stavolta la battuta è con il destro a rientrare verso la porta del Milan. Traiettoria sul primo palo, la palla passa e alla fine entra in porta, la spinge Elena Linari, dormita del Milan, vantaggio della Roma, 1-0 dopo 8 minuti. La spinta in porta Elena Linari, battuto sul primo palo, non è riuscito ad allontanare il blocco difensivo milanista e il pallone lì è passato, un pallone che non deve passare. Elinari con tutto il corpo ha spinto dentro questo pallone, completamente dimenticata dalla difesa del Milan, e la Roma passa in vantaggio, ma l'errore è sul primo palo. Parte lei come al solito, Giada Greggi, si infiamma il Tre Fontane, in avanti verso Giacinti, accompagna sempre Greggi, occhio al taglio di Gionna, palla perfetta di Giacinti, Gionna col tocco sotto, se la cava il Milan. Grande azione della Roma, troppo morbida però Guion, non ha finito, la squadra giallorossa, Ove di potenza, Ove! Traversa! Gol del 2-0, la cattiveria che non ha avuto Guion prima, ce l'ha messa tutta Emilio Ove. Fortunata la squadra di Ganz. Qui Giuliani scavalcata, intervento determinante di Trighe. Adami. Per Dubkova, Vigilucci dentro l'area di rigore isolata, parte il cross, Sofia, c'è Hazard, Sofia in qualche modo e poi Vigilucci sotto porta, realizza il gol dell'1-1, quasi una meta per il Milan, aveva provato a intercettare c'è Hazard, 1-1, pareggio del Milan. C'è Hazard ha fatto il possibile, poi Vigilucci da lì non poteva proprio sbagliare. Il gol numero 4 del suo campionato. Ammonizione per Giuliani, calcio di punizione per la Roma che da lì può andare anche in porta con Benedetta Ghionna. Va là infatti a cercare la porta e la trova! 2-1 per la Roma, direttamente da calcio di punizione, Benedetta Ghionna. In apertura del secondo, colpo di carattere della Roma, colpo violento da parte di Benedetta Ghionna che riesce ad alzare il pallone senza trovare deviazioni, qualche responsabilità probabilmente per Laura Giuliani, da capire se vede partire il pallone al momento del tiro o meno. Andres Alves, cercare il secondo palo, Linari accomoda lì per Ove che calcia e trova un angolo meraviglioso, 3-1 per la Roma, altro gran colpo. La sponda di Linari per Ove che ha controllato, piazzato sul destro e questa è praticamente imparabile. Per Laura Giuliani, 3-1 per la Roma, che rischia di scappare via. Serturini, 1 contro 1 con Trighe. Punta Anna Maria Serturini. Raddoppiata da Vigilucci, Serturini, Giuliani. Anche delle cose che evidentemente vanno aggiustate. Troppo poco la produzione offensiva della squadra di Ganz. Palla verso Piemonte, stacco di testa, c'è Hazard sulla ribattuta di Vigilucci, finisce con l'amaro in bocca totale, finisce con una vittoria importantissima per la Roma che vince 3-1 al Tre Fontane, a +8 sulla Juventus seconda.